Ciao a tutti, cari amici di Uno Sguardo al Passato. Le vacanze estive sono terminate e riprendono i nostri appuntamenti in modo regolare. Niente sgarri, promesso. Tutti i giovedì ci sarà un nuovo video. Su vostro consiglio, oggi dedichiamo questo video per ricordare la vita del famoso soprano Lina Pagliughi. Lina Pagliughi nacque a New York il 27 maggio 1907. I genitori avevano entrambi origine italiana. Il padre, Giovanni Pagliughi, era nato a Montevideo, in Uruguay, da una famiglia di origine genovese. La madre, Maria Stefanè, era invece originaria di Montegroppo Albareto, nella provincia di Parma, proprio a confine con la Liguria. Quando Lina era ancora molto piccola, aveva solamente 2 anni, la famiglia si trasferì a San Francisco. Il motivo risale probabilmente al fatto che, nonostante la nascita di Lina nel 1907 e quella di Flora nel 1908, i genitori soffrivano molto per la perdita di una prima figlia, morta solo a 10 mesi di meningite. Nonostante avessero a New York un piccolo negozio di immagini sacre e vendessero anche lana per materassi, quindi avevano un'attività e una conseguente sicurezza economica, il ricordo di questa bimba perduta non li abbandonava. Sentivano il bisogno di cambiare vita e con tutti i rischi del caso lo fecero. Si trasferirono così a San Francisco, nel quartiere italiano della città, dove era presente una comunità molto attiva anche a livello artistico. Da ricordare che entrambi i genitori erano appassionati di musica. Il padre suonava l'organetto e la madre aveva la passione per il canto. Pare inoltre che la madre conoscesse una quantità sterminata di canzoni, il che per una giovane immigrata che veniva da una famiglia poverissima, faceva infatti la pastorella, era una cosa un po' particolare. Doveva avere una memoria fenomenale per ricordare tutti quei pezzi, una caratteristica che manifesterà poi anche la piccola Lina. Lina aveva delle grandissime doti musicali già evidenti fin dall'infanzia. A 7 anni cantava già continuamente a casa e furono proprio i vicini ad accorgersi delle sue doti. Andarono a parlare così con i genitori, consigliandogli di mandarla a studiare canto. La sua prima insegnante fu così Silvia Puerari Maracci, che viveva proprio nella stessa comunità italiana a San Francisco. Pare inoltre che Lina avesse una memoria davvero impressionante. Il padre la portava spesso, assieme alla sorella Flora, a vedere degli spettacoli e lei, quando sentiva cantare, tornava a casa e ripeteva tutto in modo preciso, ma così preciso che la sorella la ricordò dicendo che cantava tutto proprio come un pappagallo. Inoltre pare che la voce della bambina non avesse le tipiche caratteristiche dell'infanzia, ma viene invece descritta come una voce già molto solida e ferma, una voce già naturalmente impostata. La maestra la presentò all'ingegner Fabrizi, il direttore del Giornale d'Italia, e da questo incontro, a soli 8 anni, lei si esibì in un concerto per l'inaugurazione dell'ospedale italiano nel loro quartiere. Questo concerto si tenne al Washington Theater. Cantò Caro nome da Rigoletto, Quando men vo dalla Bohème e Una ninna nanna. Il Giornale d'Italia, il quotidiano degli italiani sulla costa del Pacifico, ne parlava già all'epoca come di una bambina prodigio. Da lì seguirono anche altri concerti e vi fu una proposta da una compagnia di varietà per dei tour negli Stati Uniti, ma il padre rifiutò. Non voleva sfruttare le doti della bambina, reputava giusto che studiasse e che una volta adulta decidesse da sola se intraprendere quella strada. L'ingegner Fabrizi del Giornale d'Italia decise allora di organizzare un'audizione per la bimba con il grande soprano Luisa Tetrazzini. Lina avrà avuto allora 11-12 anni e proprio il 1° aprile le era stata organizzata questa audizione. Un'opportunità così unica che il padre temette inizialmente, a causa appunto del giorno, che si trattasse di uno scherzo, di un pesce d'aprile. L'audizione però si fece, la Tetrazzini ne fu entusiasta, ma le disse che non doveva cantare durante lo sviluppo, doveva attendere i suoi 15 anni. Nel frattempo poteva formarsi musicalmente e prendere lezioni di pianoforte.
La Tetrazzini però le dava lezione tutte le volte che tornava in tournée a San Francisco. Era così sicura del successo di quella giovane che desiderava proprio adottarla non solo artisticamente, ma proprio in modo ufficiale, dichiarando anche ai giornalisti che la potevano chiamare Lina Pagliughi Tetrazzini ed era intenzionata a portarla con sé per farla studiare. Accadde però che la Tetrazzini, dopo qualche anno, si risposò e con un uomo abbastanza più giovane di lei, una cosa che all'epoca era considerata un po' particolare, un po' eccentrica. Il padre di Lina così non se la sentì di farla andare in Italia da sola in quell'ambiente e declinò l'offerta del grande soprano. Luisa Tetrazzini definì comunque Lina Pagliughi la sua erede e tra le due continuò un magnifico rapporto di amicizia che durò per tutta la loro vita. Svanita dunque la possibilità del viaggio in Italia, nel frattempo Lina fu mandata a studiare canto dal maestro Domenico Brescia. Quelle poche lezioni di canto erano le uniche nelle quali le era realmente concesso cantare, perché fino ai suoi 15 anni rimaneva il divieto. Per il resto poteva solo studiare pianoforte con la moglie del maestro. Arrivarono finalmente i 15 anni e Lina iniziò a tenere i primi concerti, come al Scottish Rite Auditorium e dei piccoli concerti privati, dove riusciva a raccimolare qualche soldo che metteva da parte per coronare il suo sogno, andare a studiare in Italia. Lina si diplomò al Conservatorio di San Francisco e finalmente nel 1926 si trasferì a Milano assieme alla madre ed iniziò a studiare repertorio con il maestro Manlio Bavagnoli. Il 31 luglio del 1927 fece già il suo debutto. Debuttò al Teatro Nazionale di Milano nel ruolo di Gilda nel Rigoletto per sole 50 lire a recita. Subito dopo cantò Lucia di Lammermoor al Teatro Vittorio Emanuele di Torino e quello lei lo considerò sempre il suo vero debutto. Fu un grandissimo successo che la portò in brevissimo tempo non solo ad avere contratti con molti altri teatri, ma fu anche scritturata dalla voce del padrone per l'incisione discografica di Rigoletto. Iniziò così ad esibirsi sempre in più teatri, come il Teatro San Carlo di Napoli, al Maggio Musicale Fiorentino, Roma, Venezia, Parma, Monte Carlo, Budapest, Barcellona, Londra e vedendo quel piccolo cachet iniziale di 50 lire divenire il cachet di una cantante in carriera. Nella stagione del 30-31 arrivò il suo debutto al Teatro alla Scala di Milano, proprio nel suo cavallo di battaglia, Gilda in Rigoletto, in sostituzione a Toti dal Monte. Fece numerosissime tournée tra Inghilterra, due in America Latina e perfino in Australia. Nel 1937 tornò al Teatro alla Scala per il Mosè in Egitto di Rossini. Nel 1938 era al Covent Garden a Londra. Nel 1940 si esibì in diversi concerti alla Carnegie Hall di New York, al War Memorial Opera House di Chicago, alla Opera House di San Francisco, ma per motivi a me sconosciuti, lei non cantò mai al Metropolitan di New York. Ovviamente la sua notorietà portò questo teatro ad interessarsi a lei e fece anche un'audizione in cui venne riportato che fu splendida. Ma forse l'avvicinarsi della guerra mondiale o il fatto che fisicamente non rispecchiava assolutamente gli standard del Met non vi cantò mai. La vita di questa grande artista vide lo scorrere di ben due guerre mondiali. Durante la Seconda Guerra Mondiale lei si trovava in Italia e a causa della sua provenienza italo-americana fu sospettata di essere una spia e dovette dunque rifugiarsi con il marito sui Colli Cesenati, precisamente a Monteleone. Arrivati poi gli alleati, poté tornare a Gatteo, il paese del marito. E lì, il 1 gennaio del 1945, arrivò una jeep militare proprio davanti alla sua abitazione. Scesero alcuni ufficiali americani e chiesero se fosse disposta a cantare ad un concerto. Però non potevano darle un reale cachet. Potevano darle come compenso solo diversi generi alimentari. Lina, che come tutti in quel periodo aveva patito la fame, esclamò:
Cibo? Allora vengo subito! Si esibì così per l'esercito e diede anche il suo contributo quale interprete, grazie alla sua perfetta conoscenza dell'inglese. Terminata la guerra, riprese la sua attività artistica, ma non per molto tempo ancora nel teatro d'opera. Nel 1947 diede infatti l'addio alle scene, ma continuò comunque ad esibirsi in concerto, soprattutto in concerti radiofonici, di cui abbiamo ancora oggi grande testimonianza, tra cui i concerti della Martini e Rossi presso la sede radiofonica della RAI di Torino. Nel 1956 abbandonò definitivamente le scene, anche quelle concertistiche, dedicandosi all'insegnamento. Nel 1966 si trasferì a Gatteo a Mare, a pochi chilometri da Gatteo, paese appunto natale del marito, dove continuò ad insegnare fino a quando non si ammalò nell'agosto del 1980. La malattia purtroppo peggiorò velocemente, portandola presto alla morte, che avvenne infatti pochi mesi dopo, nella notte del 2 ottobre del 1980 a Savignano sul Rubicone. Aveva 73 anni. Fu sepolta assieme al marito nel cimitero di Gatteo, nella stessa sepoltura in cui riposa anche la sorella Flora, deceduta nel 1998. La città di Gatteo a Mare, a ricordo della grande cantante, fondò nel 1983 l'associazione Siola d'Oro, e Siola sarebbe nel dialetto locale la rondinella di mare, un'associazione che organizzò numerosi concerti ed eventi, tra cui il Premio Internazionale della Lirica. Purtroppo però questa associazione ha terminato la sua attività nel 2016. Durante uno dei suoi primi concerti, e di preciso al Teatro Dal Verme a Milano, conobbe il tenore Primo Montanari, il suo futuro marito. Pare che lui fosse per caso dalle parti del teatro, proprio a spasso con gli amici, e che siano entrati in teatro incuriositi da questo concerto dedicato alle nuove voci della lirica. E Lina lo colpì subito, con la sua grande personalità artistica. Lui decise quindi di raggiungerla dietro le quinte per conoscerla e fu proprio un colpo di fulmine. Si sposarono poco dopo, il 23 marzo del 1929. La giovane coppia, pur continuando a vivere a Milano, non perdeva però occasione di recarsi a Gatteo, soprattutto in occasione delle vacanze estive, dove avevano proprio una casa. Lina si innamorò subito della Romagna, al punto da diventare proprio una romagnola doc, parlandone anche il dialetto. Nel 1940 acquistarono Villa Lina, la loro residenza a Gatteo a Mare, dove passare le vacanze estive. Il 16 febbraio 1972 il marito Primo Montanari morì nell'ospedale di Cesenatico. Il loro fu un grande amore. Due vite unite anche dall'amore per il canto, una coppia affiatata che condivise davvero tutto. Lina Pagliughi era un soprano lirico leggero di coloratura. Aveva una voce molto omogenea, dal timbro puro, dolce, morbido e una notevole capacità nell'agilità, oltre ad un bellissimo legato. Le critiche dell'epoca la ricordano per le sue colorature che nella zona sovracuta erano estremamente disinvolte, facili, pur mantenendo sempre una certa sobrietà virtuosistica. Pare anche che la portata della voce fosse notevole, soprattutto se si considera la tipologia vocale. La voce era molto estesa, soprattutto nella zona acuta. Poteva eseguire tranquillamente un mi naturale tenuto, quindi una voce che raggiungeva anche il fa e, secondo la sorella, forse anche qualcosa di più. Queste sue caratteristiche vocali e stilistiche la portarono ad essere ricordata come l'ultimo usignolo. Ultimo forse perché questo stile belcantistico, sebbene fosse un interprete del Novecento, ricordava l'eleganza e la purezza dell'Ottocento, stile che con l'avvento di interpretazioni molto più moderne come quelle della Callas risultava un po' datato. Ma quant'era bella questa voce pulita, schietta, morbida e senza forzature. I suoi cavalli di battaglia erano Gilda in Rigoletto, Lucia in Lucia di Lammermoor, Mimì nella Bohème, Violetta in La Traviata, Amina nella Sonnambula, Rosina nel Barbiere di Siviglia.
ma aveva in repertorio moltissime altre opere, tra cui anche Vira nei Puritani, Maria nella Figlia del Reggimento, Nannetta in Falstaff, La Regina della Notte nel Flauto Magico e anche qualcosa da un repertorio decisamente più corposo, come ad esempio Tosca. La voce era splendida e la tecnica era naturalmente perfetta. Tuttavia, a tanto splendore vocale corrispondeva sì una grande interpretazione, ma purtroppo anche una fisicità che influì parecchio. Fu ritenuta presto troppo corpulenta per interpretare dolci fanciulle. Dunque ebbe sì una carriera intensissima anche in grandi teatri, ma si esibì soprattutto nei teatri di tradizione di provincia e fu una voce molto ricercata per la radio. Questo è proprio un esempio di come una voce tanto magnifica venga limitata dal fattore estetico. Non accade solo oggi, questo c'è sempre stato e di questo ne abbiamo già parlato e se siete interessati all'argomento l'ho affrontato in tre video di aneddoti riguardanti il body shaming nella lirica e vi lascio il link nell'info box nel caso vogliate vederli. Tornando a Lina Pagliughi, pare che ad un certo punto la sua stazza superasse il quintale e in una recita in cui interpretava Gilda al Teatro Regio di Parma, nella scena in cui il baritono, una volta pugnalata, la trascina nel sacco, beh, pare che il povero Rigoletto avesse delle notevoli difficoltà a trascinarla in questo sacco. Il loggione di Parma è ben noto per essere stato talvolta molto tagliente e anche in questa occasione non si smentì. Partì una voce che in dialetto disse a Rigoletto: «Meglio se fai due viaggi!» Lei tentò cure dimagranti, ma le pareva che la voce ne risentisse e quindi le abbandonò. Tuttavia, nonostante dovesse sicuramente soffrire delle limitazioni artistiche dovute al suo peso e non parlò mai ufficialmente di questo limite, lei era comunque dotata di una grande autoironia. Pare infatti che prima di entrare in palcoscenico dicesse ai colleghi con cui aveva più stima e confidenza: «Tocca qui che ti porta bene». Dopo la prima incisione di Rigoletto per la voce del padrone del 1927, nel 1934 iniziò a collaborare con l'EIAR di Torino, l'ente italiano per le audizioni radiofoniche, dove cantò alle prime radiofoniche de Il ratto dal serraglio nel ruolo di Costanza ed anche il giovane compositore ne Arianna Nasso. Eh sì, erano gli anni in cui le opere si traducevano in italiano, quindi la potete benissimo riascoltare ancora oggi, ma rigorosamente in lingua italiana. Nel 1938 fu scelta da Walt Disney per dar voce a niente meno che Biancaneve. Infatti, se ascoltiamo la versione italiana del 38 e non la più recente degli anni 70, possiamo ascoltare Lina Pagliughi cantare come un usignolo Biancaneve. Collaborò anche con la casa discografica Cetra, per cui incise Lucia di Lammermoor, Falstaff, La figlia del reggimento, Un giorno di regno, La sonnambula, I puritani e Rigoletto. Incise anche per la Bon Giovanni Opera Lovers una parte di un audiofilm di Rigoletto nel 1949. Collaborò anche con la Rai in concerti in trasmissione radiofonica, quindi registrazioni dal vivo. Nel 1947 in Rigoletto, nel 1950 in un Parsifal in italiano con Maria Callas, dove pare che non si salutarono neanche perché la Pagliughi, per rispetto alla sua carriera, si aspettava che fosse la Callas a salutarla, mentre invece la Callas, all'apice della carriera, si aspettava altrettanto. Quindi pare che non si parlarono. Nel 1951 nella Traviata, e sempre nel 1951 anche in Un giorno di regno e nel 1953 in Elisabetta regina d'Inghilterra. Un'altra registrazione dal vivo da ricordare è però Il bacio di Riccardo Zandonai, che risale al 1954, una prima postuma tenutasi al Teatro dell'Arte di Milano. Una grandissima artista che valeva sicuramente la pena ricordare e per questo ringrazio moltissimo Rino per avermela richiesta.
Io vi ringrazio per aver seguito questo video, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like oppure un commento, potete tranquillamente condividerlo con i vostri amici e se non l'avete ancora fatto io vi invito sempre ad iscrivervi al canale, così potrete sempre rimanere aggiornati sui prossimi video riguardanti la musica classica e lirica. E noi ci vediamo prestissimo, ovvero il prossimo giovedì alle 16 con un nuovo video. Ciao ciao!